tutti, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è martedì 10 ottobre, sono le 12:31 minuti in questo istante. Benvenuti su Milano News, è martedì e quindi diamo subito il benvenuto al padrone di casa del martedì, Walter Cherubini, consulta periferia Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati in studio. Insomma, ci hai abituato nelle ultime puntate ad andare in giro per la città, a riscoprire al vecchio ospite, a scoprirne di nuovi, e invece oggi ci calmiamo qui in studio, ma ci hai portato un grandissimo ospite. Chi ci hai portato oggi? Per l'83esima puntata di Focus Periferie abbiamo portato Guerino Biscaro. Biscaro, meglio. Guerino Biscaro, buongiorno, grazie mille Guerino di essere qua. Di Anteas Onlus. Anteas Onlus, coordinatore poi di Nonni Amici, ma appunto avremo modo in questi prossimi minuti di parlare bene di tutto, certo, quello che fate, tantissime le, certo, attività, i progetti, gli eventi che fate. Però prima di tutto, Anteas, che cos'è, cosa significa e cosa fa? Quando è nata, anche per, sì? Per dire, è nata nel 97 per volontà del sindacato, che aveva un mucchio di pensionati che non sapevano cosa fare. Erano gli anni dei buoni pensionati, cioè pensionati giovani, pensionati con voglia di fare. Hanno messo su un'associazione di volontariato, un'associazione di volontariato che è partita nel 99 con dei progetti. Uno dei progetti era il Nonno Amico. Il Nonno Amico era un progetto di rete assieme alle altre confederazioni, la CGIL e la UIL. Abbiamo fatto rete e siamo fuori adesso, siamo in 300 erotti nonni in 90 scuole in tutto il circondario di Milano, scuole materne, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole di secondaria. Siamo lì davanti, che non siamo dei vigili, non abbiamo nessun compito, nessun potere, cioè Walter, non è che siamo lì con la paletta, col fischietto, siamo lì per, come presenza, come deterrente. La gente, quando vede qualcuno che sta sempre lì, che sì, se ne va. E infatti dove ci siamo noi, in un modo o nell'altro, non è successo nulla. Ci sono molti esibizionisti, molti topi morti, preservativi, motorini in mezzo ai marciapiedi, un mucchio di cose ci sono. Noi altri diciamo alle direttrici, alle educatrici, c'è questo qui fuori, c'è quest'altro, e loro intervengono via. Ossia, noi siamo una presenza e siamo anche un punto di riferimento per gli anziani. Molte volte siamo agli incroci, ci sono delle scuole nelle strisce pedonali, e gli anziani fanno, quando ci siamo noi, attraversano quando ci siamo noi, vanno a fare la spesa al mattino oppure alle 4 del pomeriggio, quando sfruttano il momento, il momento così, in sicurezza. Però insomma, Anteas ne fa tante altre di cose. Anteas, sì. La cosa che mi interessava è ricordamene, Guerino, cosa significa Anteas? Anteas, l'acronimo è, Anteas vuol dire Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà. Terza età attiva, cioè oramai siamo in terza età, io ho quasi 80 anni, per cui tutto sommato sarei quasi nella quarta età, voi altri bene. Nella seconda bene, gioventù. Bene, tutti voi siete ancora giovanissimi. Ma ci manteniamo giovani perché siamo a contatto con i bambini specialmente, oppure siamo disponibili a diverse cose che possiamo realizzare. Cioè non mi dire portami la spesa da 3 kg, da 5, 10 kg, no, accompagnami in un modo o nell'altro, va bene, fammi una telefonata all'accettazione negli ospedali, intrattenere, fare animazione nelle case di riposo, cose che non sono faticose, ma possiamo fare. Abbiamo un bagaglio culturale, chi in un modo professionale, chi nell'altro, che è un peccato lasciarli perdere. Ah, infatti, così, io devo dire che mi ha colpito tantissimo. No, è un dovere utilizzare, per la città. Utilizzare in questa città. No, a me era molto, infatti, modesti a parte. È stato molto interessante quando appunto ho letto l'acronimo della vostra associazione, perché diciamo che l'Associazione Nazionale Terza Età poteva già finire lì volendo, no? E avrebbe avuto il suo compito, la sua dignità, diciamo. E invece no, avete aggiunto Terza Età Attiva. E in più un altro tassello ancora, per la solidarietà. Per la solidarietà. Cioè, quindi non autoreferenziale, non aiutiamoci tra di noi, non facciamoci compagnia a giocare a buraco, poi immagino che ci saranno anche delle campionesse, no, di buraco. No, noi dobbiamo operare, noi siamo attivi, noi, ecco. Il buraco, star seduto, non ci va. Lottiamo anche contro la solitudine, cioè uno delle nostre dei maggiori. L'obiettivo della nostra associazione è quello di realizzare dei progetti e attuare dei progetti
per il benessere degli anziani e dei bambini attraverso il volontariato. Cioè a noi non interessa fare tante cose per il gusto di farle, noi le facciamo con un unico obiettivo, il benessere sia dell'anziano che del bambino. Molte volte ci capitano degli anziani depressi, ce ne sono. La depressione è facile cadere in depressione, ci vuole poco. L'attività che facciamo noi non siamo monotematici, facciamo diverse cose, siamo negli ospedali, nelle carceri, nelle case di riposo, nelle scuole, un po' dappertutto, e facciamo diverse tantissime cose. Ma dopo infatti le vedremo meglio nei dettagli, okay. Al quale esempio mi ha portato un bellissimo questo fiore all'occhiello. Il nonno racconta la sincerità delle bugie, già il titolo è interessante, ma forse poi ci vedrà. Il nonno racconta è uno dei progetti, certo, che voi avete, siamo, certo, appunto a Nonno Amici e tantissimi altri, certo. Dal 90, dal 97 c'è i Nonno Amici, dal 97 c'è l'associazione, dicevi appunto. I volontari, chi sono i volontari che ci sono all'interno di Anteas? Una volta c'erano i bei pensionati che avevano voglia di fare qualcosa, più si va avanti e meno troviamo, meno terreno fertile troviamo. I pensionati sono quelli che usciti dal ciclo lavorativo, cosa fanno? Mi vuoi spiegare lei, se non avesse Milano questa bellissima immagine, questo network, cosa farebbe? Andrebbe al bar? No, devono fare qualcosa. Lei sa un qualcosa, sa l'inglese, insegniamo l'inglese. Lei sa cucire, fare del taglio e cucire, insegniamo agli altri a fare taglio e cucito. Questo è l'obiettivo nostro, far star bene. Io, se so molte cose che non le diramo, che non le do in pasto agli altri, cosa me ne faccio di certe cose? Il mio essere è quello di trasmettere quello che so è una cosa bellissima questa. No, ma si vede anche nel modo in cui ce lo sta raccontando, Guerini. Mi sono soddisfatto al pieno, ed è forse il modo migliore anche di stare appunto dopo la propria vita lavorativa, certo. Uno si può anche riposare facendo però delle cose che si divertono, poi immagino, insomma, ogni tanto sarà anche faticoso, immagino, insomma. Però è una fatica che forse paga più ancora che quando si doveva alzare la mattina andare a lavorare. Una delle cose che sembra strano, ma facendo volontariato non ci si stanca. Non guadagniamo niente economicamente, ma la sera quando arriviamo a casa svuotiamo le tasche piene di sorrisi e di soddisfazioni. Chi sta con i bambini? Chi sta con gli anziani? Vuol dire che una carezza, parlare di persona, guardarlo negli occhi a questi anziani, perché nelle case di riposo sono dei numeri. Insomma, è molto interessante questa opera di umanizzazione proprio che fa, certo, anche nelle case, certo, di riposo. Altro, insomma, ennesima prova di come quella che una volta viene chiamata la società civile, no? Che la fortuna che sono molto più civili della società, secondo me, altro che può dare davvero tanto alla città come Milano. Ma c'è un tessuto sociale sicuramente ricco. E esiste un tema della connessione, e cioè c'è chi si impegna nelle istituzioni, che può andare dal Comune di Milano, dal Sindaco, ai presidenti di municipio, ai consiglieri di municipio, tanto per stare alla città di Milano, anche se poi dal punto di vista istituzionale influiscono su Milano tantissime altre realtà, per esempio la Regione piuttosto che altri enti. Poi ci sono una, chiamiamola così, fettina di persone impegnate, come nel caso in specie ci sono un bel drappello di anziani, e poi c'è un'altra fetta di popolazione che vive la sua quotidianità, chi ha lavoro, chi poi va al circolo. Ecco, il tema è fare connessione tra queste tre realtà affinché quelli impegnati riescano anche a trascinare, a coinvolgere le persone che non sono particolarmente impegnate. Non che non sono, che sono disimpegnate, con altro, ma che sono che potrebbero essere impegnate sulla vita della città. Noi, Guerino ne è un testimone con tutti i suoi amici che fanno queste iniziative, ma poi ne abbiamo tantissimi altri. Per esempio, abbiamo gli storici di quartiere. Gli storici di quartiere non sono quelli che hanno 15, 20, 25 anni, ma magari sono quelli che ne hanno 70, 75, che scrivono libri, che fanno anche visite guidate nei loro quartieri. Allora, ma quanti ci sono che, perché per esempio hanno fatto gli insegnanti e quindi sarebbero ben disponibili a
continuare nell'arricchimento, ma non sanno esattamente dove andare. Allora, favorire l'incontro, perché è molto semplice delle volte dire: ah, ma ci sono tante realtà, ma tu valli a incontrare. Non è così semplice anche in una città, soprattutto in una città di Milano, capire, andare a trovare la realtà che corrisponde anche alle tue possibilità per dare un apporto. Ho fatto Walter Cherumini, che per conoscere Milano News è passato a citofonato il campanello dopo Walter Ford che passava davanti. Insomma, non tutti fanno così, è vero Walter? No? Comunque, se c'è il citofono è per schiacciare, no? Se no uno non mette il citofono. Hanno cosa, non tutti non sanno bene appunto. Questa qui sarebbe una storia da raccontare, ma lo faremo in un'altra occasione. Che esistono anche semplicemente questo tipo di realtà, o che sono realtà aperte, come pensare ai circoli esclusivi o privati o chiusi. Esattamente, appunto. Ma è proprio per questo che noi con il centro studi periferie abbiamo cercato, mano a mano che sviluppiamo dei lavori, di fare una mappatura in maniera tale che uno possa vedere nel proprio municipio ma quante realtà associative ci sono. Nella nostra mappatura non ci sono tutte, però abbiamo più di 1000 indicatori, e quindi vuol dire che per ogni zona ci sono tante mappe. Prima, ecco qua ad esempio una delle mappe che avete, questa ad esempio parla dei presidi culturali, ad esempio invece no? Su, esattamente, esempio, perché uno magari ha una vena artistica. Ricordiamo che quel buco centrale non è che non esistono, è perché voi vi concentrate sulle 8 zone che non hanno il centro città. Noi diciamo, ci occupiamo di periferie, perché normalmente si dice che, ma è anche vero, non sono al centro dell'attenzione. Benissimo. In maniera strutturata. Ogni tanto qualcuno dice le periferie, fa qualcosa in periferie, ma per noi occuparsi di periferie vuol dire occuparsi dei circa 120 antichi borghi e nuovi quartieri che costellano la periferia milanese, e ciascuno dei quali ha un'esigenza, ma anche ciascuno dei quali può dare un apporto alla città. Rimanendo all'ambito, diciamo così, artistico-architettonico, abbiamo tantissimi bei posti che potrebbero essere visti e sono sconosciuti dalla città. Ma questo lo ripetiamo già da alcune volte, lo diceva già Bonvesin dalla Riva, che scrisse Le meraviglie di Milano, ma nel 1288, gli stranieri non conoscono Milano, ma anche i milanesi dormono un po' nel sonno dell'ignoranza. Ecco, allora, unire chi si occupa delle istituzioni con chi fa un'attività già ben strutturata, con la popolazione, aiuta a partire anche dai più giovani, aiuta a maturare una sensibilità, ma soprattutto una compagnia. È interessante quello che diceva Guerino. Siamo fuori, siamo un elemento di riferimento, esattamente un punto di compagnia, perché nella vita sociale questo qui è il punto, altrimenti siamo estranei l'uno all'altro. Specialmente è un mondo anche quello della, appunto, della terza età, e soprattutto mi viene, è molto interessante questo, terza età attiva, nel senso, quindi non attiva. Solo chi magari appunto non ha magari anche le possibilità di essere attivo, ma invece chi è attivo. Sono un mondo, un universo anche un po' sconosciuto, però è più. Abbiamo dell'idea di quante persone stiamo parlando, dello scenario milanese, quale può essere, Walter, all'incirca, così per capire di che mondo stiamo parlando. Allora, premesso che adesso Milano ha superato la soglia di 1.400.000 abitanti. Stiamo tornando su, quindi, di stiamo nuovo? Tornando su, nel 1975 eravamo più di 1.700.000. Si pensava di arrivare a 2 milioni entro niente, e invece poi a un certo punto... Ecco, ma qui stiamo parlando di residenti. Sì. E quindi magari... Non i famosi city user. Noi, per esempio, noi abbiamo 80.000 studenti fuori sede. Questi 80.000 studenti fuori sede su una popolazione complessiva di studenti universitari milanesi di oltre 200.000, e questi 80.000 in una maniera o nell'altra vivono a Milano o magari fuori, ma spesso vivono a Milano. E questi non è che sono residenti, ma sono a Milano. Milano. Nei migliori dei casi per un tre anni almeno. Quindi c'è sempre stata questa situazione. Allora, la popolazione anziana, diciamo così, da 65 anni in più, sono circa 320.000 persone. Di queste 320.000 persone, se andiamo un pochettino a andare per fasce, no? Tra i 65 e i 70 anni, quindi Guerino non ha ancora ricompreso, perché lui appunto non è nella fascia degli anziani, è nella seconda gioventù, no? Abbiamo circa 75.000 tra 65 e 70 anni. Tra 70 e 75 ne abbiamo altri 56.000. Poi, oltre 75 anni, abbiamo circa 188.000 abitanti. Ecco, quindi abbiamo delle fasce
all'incirca da questo punto di vista 130.000 persone che sono tra i 65 e i 75 anni, quindi è una fascia che ancora ha delle energie e è attiva sicuramente. Poi molti di questi fanno i nonni e svolgono un grande servizio per la città, ma oltre a fare i nonni hanno tutta una serie di competenze professionali che hanno maturato in una vita e possono essere proprio riversate alla città, ridedicate alla città. Ecco, quello che noi dobbiamo porre è un'iniziativa strutturata che ci sono delle iniziative cittadine che raccolgono questa disponibilità anche di volontariato, però noi dobbiamo esattamente entrare nei gangli cittadini e quindi di quartiere e lì andare, perché chiaramente uno si muove dove? Generalmente sul proprio quartiere. Ecco, allora se noi radichiamo e mettiamo delle radici, diamo uno sviluppo, una possibilità di sviluppo, di attenzione quartiere per quartiere, ecco, questa qui può essere una modalità che facilita. So, nel mio quartiere c'è un punto di riferimento, vado lì e vedo. Se io devo andare a Palazzo Marino da Muggiano o da Lambrate, mi viene un pochettino più difficile. Ecco, questo, per cui dobbiamo trovare anche degli strumenti adeguati. Infatti, volevo chiedere, infatti, questo a Murino, insomma, amiamo molto che parlare sempre di Milano e cercare di farla diventare a misura di qualcosa, no? La città a misura di bambino, no, adesso no, basta. Allora, a misura di bicicletta, no, basta. A misura d'anziano, no, basta. Allora, non ti chiedo se Milano è una città a misura d'anziano, ma almeno è amica degli anziani da terza età? Ma gli anziani sono sempre lodevoli nel loro spirito. Una cosa che purtroppo il buon Walter ha esplicato molto bene, ci sono tanti anziani, ma la situazione familiare è cambiata in questi ultimi anni. È cambiata, oltre che a fare i nonni, sono anche un sostegno economico non indifferente. Ci sono diverse malattie che molti anziani, caro Walter, hanno delle malattie e ce ne sono tantissime. Noi prima ho visto dei dati interessanti, Giulita, se ho visto quelli con, ecco, questa qui dice che appunto sono dei 188.000 anziani oltre 75 anni, 75.000 vivono con necessità, di cui 16.000 ben una condizione cronica vivono. Quindi sono la cronicità è uno dei fattori che purtroppo uno non se ne accorge, uno non ci pensa, però sono il fattore economico, anche quello che noi altre certe volte diciamo, dai, vieni, ti associ, quant'è? 10 euro, non ce l'ho adesso, no? Per cui non diventerà mai, lui deve sbarcare il lunario, lui deve arrivare a fine mese, per cui il volontariato in un modo così gratuito non lo farà mai. Molti che vanno in pensione dicono: ma io ho fatto il bancario per una vita, adesso cosa devo venire a fare lì? Ho fatto l'educatore per tutta la vita, adesso basta bambini, basta anziani. Vogliono fare altro, quell'altro non si sa esattamente cosa vogliono. I primi approcci magari certe volte sono, ma sì, però hanno ancora l'idea di essere ingegneri, di essere dottori, di avere la segretaria a fianco. Quando uno è volontario a prescindere dal si deve bravo, si tira sulle maniche, no. E fa da segretaria, da stagista, da direttore, far tutto, no? Purtroppo abbiamo degli altri, ma quello che ci consola comunque è che certi progetti, tipo il nonno racconta, raccontaci di nonno racconta, appunto. Ecco, perché il nonno racconta è un progetto che è nato nel 2005, per cui siamo arrivati alla 14ª edizione. Ogni anno un tema, c'è la famiglia, l'educazione, la sincerità. E facciamo dei gruppi di lavoro per entrare nelle scuole. Voi sapete che entrare nelle scuole non si può entrare liberamente nelle scuole, cioè se tutti possono entrare nelle scuole, ma con un progetto dedicato abbiamo questo, noi lo presentiamo al comune, all'assessorato istruzione ed educazione, ci dice se va bene o non va bene, o delle correzioni da fare, perché certe volte magari certi temi sono un po' ostici, oppure, e noi eseguiamo, andiamo, siamo un gruppo di lavoro di una 25 persone
e andiamo nelle scuole a raccontare le nostre storie, che sono storie di vita vissuta, aneddoti, però tutte storie con un contenuto morale alto. Cioè, a noi non piace far ridere i bambini così. Ieri sera sono stato al bar, ho buttato via le cose, ci siamo risolti, non gli ho detto niente al bambino. A noi interessa dare una goccia, un seme di regole. L'educazione cos'è in fondo? Educazione vuol dire regole. Le regole sono fondamentali. Senza regole, senza paletti, non si fa nulla, cioè non si fa nulla. E noi insegniamo le regole ai bambini, le regole del semaforo, le regole del saluto, le regole di mangiare tutto croce sul piatto, le regole di alzarsi quando si... un mucchio di regole che poi se le facciano loro, le facciano proprie, molte volte i genitori ci guardano anche male, perché ci guardano male perché non attraversare col rosso, mamma, non attraversare, abbiamo fretta, stamattina dai, attraversa. Cioè, molte volte ci mettiamo in difficoltà, ci mettiamo proprio a dei livelli. Ma però è il lavoro del nonno, eh? Il lavoro del nonno. Si sa, anche nelle famiglie normali si sa che il nonno e i genitori sessantenni poi si trovano ad avere delle problematiche, quindi è normale. Le problematiche del nonno, poverino, ne prende tante comunque. Il nonno che non però ha... insomma, quanto gli si vuole bene i nonni? Proprio perché ti fanno fare quello che vuoi, però con le regole. Quindi insomma... con le regole. E non è che stai col nonno e fai quello che vuoi, no, il nonno è ancora uno dei pochi che ti insegna le regole. I genitori, purtroppo, io vedo figli a parte che non hanno tempo di far qua, sono impegnati di là, per cui i nipoti sono un po' così, invece i nonni che hanno tempo da dire. Bene, andiamo a raccontare delle storie di vita vissuta o tratte dalla letteratura mondiale, i bambini di quello che gli è rimasto in molto, perché in mente. Il racconto è lento, uno che è abituato col cellulare, tutti i movimenti, il racconto è lento, quando uno gli spiega una cosa... Perché voi avete a che fare poi con quella roba lì, nel senso che voi avete questi ragazzini, dicevi sì, allora, dai, spero che all'asilo non ce l'abbiano ancora il cellulare. Dai 3 ai 10 anni. Spero che i 3 anni non ce l'abbiano, però voi vi trovate con bambini di 10-9 anni che hanno già il cellulare. Certo. Certo. Che mi sembra abbastanza drammatica come situazione. Comunque, e farli star fermi un quarto d'ora, 20 minuti, guardi, è una fatica, nel senso che dopo non ce la facciamo più a tenerli. Ma è bello perché... No, è molto interessante perché infatti vedo che comunque passano i vostri segnali, e questa è la testimonianza di come passano i vostri messaggi, no? Cosa troviamo all'interno di questo volume? Tutti il nonno racconta la sincerità delle bugie. Tutti i racconti inerenti alla sincerità... Cioè, perché dobbiamo partire dalle bugie per arrivare alla sincerità. Non esiste la pace se non c'è la guerra. Senza guerra non... cos'è la pace? Senza bugie che sincerità è? Per cui dobbiamo partire dalle bugie per arrivare alla sincerità. E capiscono molto bene che molte volte il bambino, se non dice le bugie, è un bambino amorfo, cioè il bambino ha bisogno delle bugie. Che ne dicano gli altri, gli psicologi? Ho capito quando parlava di temi controversi. Bravo. Andare al comune di gli vado a raccontare alle scuole che i bambini dovete dire le bugie, ma è complicato. Due bambini, uno che dice sempre sì mamma, e quell'altro che cerca di aggirare l'ostacolo. Ma quello che aggira l'ostacolo, il cervello lo fa lavorare o no? È questo che noi vogliamo molto dire, interessante. Ma non per la bugia. Sì. La bugia serve e chiaramente va gestita, certamente va calmierata, certamente tutto. Ma un bambino che già dice le bugie è un genio. Vuol dire che elabora, vuol dire... Cioè, noi diciamo questo, chiaramente, non esplicitamente, sì, no? Ma la bugia è tollerata. Piuttosto di quello che sta lì, sì sì mamma, va bene, ma ok, vai maestra, cioè, e quello tutto sommato. Saranno contente le maestre dopo che passate. Le maestre sono contentissime. Ma non voglio entrare su questo aspetto che aprirebbe. No, mi interessava invece fare una... mettere in un altro, in un altro visuale il tema delle regole. Diceva Guarino, sono dei, come dei paletti, no, sono dei punti di riferimento, sì, infatti, no, per certi aspetti, poi l'ha vista in questa maniera, infatti noi siamo abituati a vedere le regole come sono limitanti. Ma non è vero, nel senso che se uno dice guarda con un mezzo vai sulla strada, non è che è limitante, no, guarda che vai meglio rispetto che andare nel burrone da una parte o dall'altra.
noi abbiamo consolidato anche tutto un sistema di regole, anche quello della pulizia banalmente, lo vediamo e l'abbiamo consolidato con decenni, centinaia, millenni di storia e siamo arrivati a un certo punto di vista. È chiaro che chi viene, oppure andiamo anche da altre parti, parliamo un po' del nostro territorio ambrosiano per certi aspetti, hanno modalità diverse, sì, completamente diverse, e non occorre nemmeno andare in altri paesi per vedere come vengono trattati i rifiuti piuttosto che altro. Ecco, per cui le regole sono dei punti di riferimento, degli agganci proprio per poter sviluppare la propria creatività. La propria creatività può essere anche quella che Guerino, quando va a vedere, a trovare i bambini, a raccontarli, scopre anche nella bugia, in questa cosa. Ecco, da lì può partire, perché si parte poi dalla situazione reale, e quindi per agganciare a dei paletti che possono lanciare a quella che è, tra virgolette, il contrario della bugia è la verità, no? E allora far riconoscere la verità è abbastanza, è un po' arduo, ma è necessario. Questo qui è il tema. Beh, c'è anche, diceva, la verità ti fa male, lo sai, però c'è anche, se ci ricordiamo, torniamo a sapere, infatti. Però una cosa interessante sul discorso, appunto, delle regole e delle connessioni, è uno dei temi che in realtà, ad esempio, voi con la consulta Periferia Milano, col Centro Studi Milano Ovest, avete spesso e volentieri trattato, e lo portate spesso e volentieri anche nei vostri incontri delle scuole di periferie, che so che a breve ricominciano e hanno dei momenti, ci saranno dei momenti di scuole periferie a breve, giusto? Sì, diciamo che questo ottobre-novembre, perché poi a dicembre è una situazione un pochettino, come chiamiamo noi, smilitarizzata, perché è talmente piena di eventi, feste, iniziative e quant'altro. Diciamo che quello che caratterizzerà appunto ottobre-novembre è l'undicesima convenzione delle periferie. L'undicesima convenzione delle periferie, che riprende dopo, diciamo così, un momento di sonno nel 2017-2018, ne avevamo fatte 10 negli anni precedenti, e che verrà articolata in tre appuntamenti, perché il tema delle periferie, ma anche di una convenzione, è difficile svilupparla, se non proprio monotematicamente, ma per uno specifico, in una seduta. Allora l'abbiamo articolata in tre, in tre occasioni. È il volantino di destra, no? L'undicesima convenzione, no, delle periferie. Esattamente, in tre occasioni, dove la prima sono tre mercoledì consecutivi, sì, mercoledì 30 ottobre, mercoledì 6 novembre e mercoledì 13 novembre. Il 13 novembre è ancora luogo e data da fissare, ma i temi, sì, sono questi. Uno, al CIELS, che è un istituto universitario, sì, in quel di Turro, il tema sarà: le università abitano la città. Okay. Perché noi siamo più che convinti, abbiamo anche tutta una serie di testimonianze, che le università sono un elemento arricchente della città, se escono dalle proprie mura scolastiche, dalle proprie mura universitarie. Ci sono già delle esemplificazioni, ma al di là di progetti e quelli che sono proprio degli esempi, devono diventare strutturali sia sul tema della didattica sul campo. In secondo luogo, anche dei, per esempio, quegli 80.000 studenti fuori sede che abitano a Milano, che vivono a Milano, ma di Milano che cosa conoscono? Che opportunità hanno a Milano? Potrebbe essere un valore aggiunto non solo economico alla città di Milano. Ma ecco, possono arricchire, perché hanno una sensibilità culturale. Possono arricchire non solo gli affittacamere, ma anche altre realtà. No, esattamente, possono arricchire la città e magari anche sviluppare quello che nella loro città, nel loro paese di provenienza, normalmente facevano. Invece a Milano comincia a essere difficile. Ecco, connettere queste cose. Il secondo tema sarà, lo faremo in Confcommercio, in Corso Venezia, sarà borghi e quartieri sconosciuti da conoscere e da vivere, e con anche la proposta di interessante, come sempre, l'idea di andare, di portare le periferie in centro. Quindi quando si periferie, invece in questo caso essere in centrali, in modo da però far conoscere appunto le bellezze dei borghi. Condividiamo con Commercio un'attenzione alle periferie, e quindi siamo più che convinti che vivere i borghi, ciascuno dei singoli borghi e quartieri, no, dicevo, sono circa 120, no, poi possiamo andare a vedere, ma come dicevamo alcune volte, il vincitore di Sanremo, Mahmood, no, è stato evidenziato che ha Grattosoglio.
Ma il prete di Grato Soglio fa, ma guardate, qui non c'è mai venuto per certi aspetti, perché lui è di Basmeto, che sono 100 metri di distanza, ma sono realtà completamente diverse, che hanno bisogni anche completamente diversi. Allora, annacquare il tema periferie in quello che sono i quartieri, ma quartiere è Brera, quartiere è Muggiano, o Borgo Muggiano, e sono completamente diversi dal punto di vista commerciale, dato che abbiamo sottolineato questo aspetto. Incontro l'associazione commercianti del quadrilatero della moda Monte Napoleone, sì, che anche loro hanno i loro problemi. Sì, sì, no, ma sicuramente. Un conto invece è l'Asco San Siro nel quadrilatero Aller San Siro, che ha tutt'altri problemi. Allora, vedere tutti alla stessa maniera è sbagliato. Per quello, con il terzo appuntamento del 13 di novembre, il tema è cultura. La città inizia dalle periferie, perché se noi parliamo, se noi diciamo che la cultura, le attività artistiche hanno, possono portare un importante contributo alla vita normale di ciascuno di noi, e anche visto come comunità, bisogna anche conoscere queste realtà e essere attenti che non deperiscano, ma anche che aumentino la propria possibilità. Ma in primo luogo bisogna conoscerle. Allora, questo sarà il dove tema. Troviamo tutte le indicazioni per tutti gli appuntamenti, Walter? L'aggiornamento che sarà fatto nei prossimi giorni sul sito periferiemilano.com. Perfetto, dove ci saranno degli appositi banner. Guerino, finisci Walter, dimmi, in chiusura, perché poi dobbiamo chiudere, volevo chiudere con sì, poi Guerino. Ci sono altri quattro appuntamenti, ma troverete sopra, che sono di approfondimento della proposta Periferi Art. Okay. E poi due iniziative locali, perché proprio è a partire anche dallo studio delle situazioni locali, nel quartiere San Siro, in particolare alla biblioteca Arari, ci saranno due appuntamenti dove uno prenderanno spunto entrambi da due libri, uno che parla della cascina Case Nuove, che vuol dire San Siro e dintorni, diciamo la parte ove, la parte nord del municipio 7, invece uno che parte un libro sull'Istituto Marchiondi, che però vuole agganciare tutto un'area della sud del municipio 7. Perfetto, allora Guerino, siamo quasi in chiusura. Io ti chiederei velocemente di darci un po' anche le coordinate per potervi seguire, per poter magari, appunto, se qualcuno che ci sta seguendo vuole aiutarvi, diventare volontario all'interno, appunto, di Anteas, come si può fare? Dove possiamo arrivarci? Sono venuto qua apposta per questo, per stimolare, per raccogliere. Immaginavo che i volontari sono sempre preziosi. Scherzo, comunque. Ad ogni modo, noi siamo su Facebook, abbiamo un sito, il sito è anteasmilano.org, Facebook e anteasmilano.org è sempre lo stesso. Siamo in centro, in via Tadino, col municipio 3 abbiamo dei buoni rapporti, tutto sommato, che non hanno tanti soldi, però economicamente possiamo... Non posso salutare perché siamo sotto lezioni, sotto votazione del Milano Storytelling Awards, quindi sono in finale, sempre sono in finale, quindi non posso sbilanciarmi. Saluto sempre, tutti e tre i municipi in finale. Sempre disponibili, comunque, sempre disponibili, che noi li ringraziamo per tutto quello che fanno. Grazie anche a voi per averci ospitato. Grino, ci mancherebbe. Walter, è una miniera, è una valanga, è una cosa. Walter, la prossima volta andiamo a trovarli direttamente a loro in via Tadino. Così porto anche la slitta, così facciamo. Bene. Dicevo, tantissimi progetti che fate, oggi ne abbiamo raccontati giusto due. Sì. Per darci un'idea, a quali altri progetti sei molto affezionato, Guerino, che possiamo così raccontare velocemente perché siamo in chiusura. Devo dirli tutti, facci la lista, va bene. Abbiamo un centro, abbiamo uno sportello sociale in via Grigna, municipio 8. Sì? Municipio 8, dove facciamo animazione, dove ci sono molti, è una zona un po' degradata, lì ci sono molti bambini che hanno diversi padri o diverse madri, diverse nonne, cioè e noi facciamo un po' di animazione, raccontiamo, cerchiamo di portarli qualche mago, qualche illusionista, qualche cosino, alla fine gli diamo anche della merenda, prendiamo dei gelati, dei panini, delle merendine, così. Abbiamo una piccola biblioteca dove possiamo dargli i libri che vogliono, cioè non è che è un prestito, prendeteli pure, l'importante è che quando ritornate ci spiegate un pochino il vostro libro, cosa avete letto.
si cerca di socializzare in tutti i modi, ci sono del, di tutte le razze, dai cinesi ai marocchini, agli egiziani, in condizioni purtroppo non molto agiate, per cui uno svago da noi ogni giovedì dalle 4 alle 6 accogliamo tutti i bambini che vogliono venire lì ed è una festa unica. I bambini con i nonni, il nonno detto così, voi non siete ancora nonni, ma dovete sapere che i nonni sono una favola, ogni tanto rompono anche. Vabbè, io me li ricordo, me li ricordo i miei nonni. Però, ma i nonni sono cambiati. Allora, diciamo questa cosa, non esisterebbe Milano News se non ci fosse stato il mio nonno, vi dico solo questo, quindi, ecco, insomma, non saremmo qua in questo momento, quindi insomma. Ho visto dei progetti pazzeschi, il corso di inglese mi raccontavi prima, il corso di internet, fate anche turismo sociale, quindi turismo in modo sociale, da portare in giro, vuole andare in Inghilterra, cioè mi serve, così facciamo l'inglese adatto per commercialmente, e uno che deve solamente per turismo. Poi ho visto delle pubblicazioni molto interessanti sul movimento, sul fare il movimento, dei quaderni che sono delle mini guide bellissimi, farmaci dai dottori del CONI, dai dottori dell'università, cioè abbiamo diverse cose da far sviluppare, però certe volte andiamo a fare a spiegare il risparmio in certi ambiti. Specie nei centri culturali, nei centri ricreativi, nei centri sociali. Ma chi viene? Sono solamente le nonne, i nonni, o giocano a carte, non gliene frega scusate. No, tu si può dire, possiamo dirlo bene. Per cui, e gli insegniamo, gli apriamo gli occhi per certe cose, guarda che al mattino se vuoi alzarti bene, cioè che senti un pochino, guarda, fai così, sono cose elementarissime, fantastici, vi dico davvero che poi non spendi soldi, puoi provare, non ne trai beneficio, ok, lo abbandoni. Bellissimo, davvero Reinhoff, complimenti. Ti dico che il mio nonno, se mi avesse conosciuto, sarebbe venuto subito, perché e noi l'avremmo accettato, buon Parini sarebbe venuto subito a trovarvi. Davvero grazie mille Guerino, teniamoci in contatto, perché davvero fate, cioè, questa piccola guida e servizi, che piccola non è, perché è solo piccola di dimensioni, dentro è piena zeppa di progetti, di idee, di linee guida, davvero, davvero una cosa pazzesca. Le vostre sedi, ad esempio, che ricordiamo essere non solo a Milano, ma anche poi in tutto l'Interland, la città, ci sono anche fuori dalla città di Milano, ma nella città metropolitana avete anche altre 5 sedi, quindi insomma. Ma andiamo anche in centro e se vedi, sì? c'è una foto dove ci ritrae, che passiamo eccoli da, qua, che siamo da Tiffany. Ah. Facciamo, c'è un Babbo Natale e un Cantastorie. Il Cantastorie sono io, il Babbo Natale era un altro, mentre i signori andavano a fare acquisti in gioielleria da Tiffany, lasciavano i bambini e noi li accudivamo, li intrattenevamo così, cioè i meglio nonni di così, anche davvero. Da Tiffany. Infatti, meglio di così davvero. Bene. Non si può. Davvero, grazie mille Guerino, allora, ci vediamo presto e verremo a trovarvi sicuramente a questo punto. Walter, siamo andati a trovare. Siamo in contatto con Walter, per cui che è sempre una guida. È un'ottima guida di Milano e soprattutto del mondo delle periferie. Walter Cherubini, davvero grazie mille Walter anche a te. Poi Walter, grazie, ci vediamo, ci vediamo martedì prossimo con una nuova puntata di Focus Periferie, sempre qui su Milano News. Allora, grazie mille davvero Guerino. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Good Morning Milano torna domani, sempre qui alle 12.30 su Milano News in diretta. Grazie mille, arrivederci, a presto.